approccio nuovo, dinamico e corale, competenza sempre più elevata e territoriale, settoriale, pensando al plurale. Poi, o insieme, la tecnologia e gli strumenti di comunicazione sociale in testa, alleati di un sistema, il sistema turismo, sistema Sardegna. Anche perché la bellezza della Sardegna, la nostra, va massimizzata, incentivata, messa a sistema con una primaria necessità. Ragionare come collettivo, quindi abbiamo necessità di sensibilizzare le persone che hanno deciso di investire sul proprio territorio affinché si sentano parte di un progetto comune. Ogni singola entità da sola ha un potenziale limitato, ma nel momento in cui invece si riesce a ragionare come collettivo, ovviamente le possibilità diventano enormi. E noi che siamo operatori che vendono la destinazione hanno necessità che gli operatori si muovano in modo coerente, in linea con quelle che possono essere le esigenze del mercato e anche con quelle che sono le tecnologie che pian piano consentono al prodotto turistico di performare al meglio all'interno del mondo del turismo. E allora, la scoperta del potere dei dati per un sistema turismo di successo, il progetto Destination Inside Sardinia, fatto da Paoli Hena per approfondire e capire al massimo le tecniche del revenue management, ovvero imparare a vendere il prodotto giusto al cliente giusto, al prezzo e nel momento giusto, un corollario di tecniche finalizzate a ottimizzare i ricavi di un'azienda attraverso l'analisi e la gestione dei dati. Insomma, turismo e patto tra i comuni, un'alleanza, ottobre-novembre, mesi degli incontri tematici, 5 voluti fortemente promossi dal Gal Barbagia. Attraverso il progetto Destination Site Sardinia punta a realizzare la Demo Barbagia. Tra le varie attività che sono state realizzate è un percorso a tappe per strutturare un modello organizzativo condiviso dal territorio. La due giorni di Oliena è dedicata al sistema alberghiero ed extraalberghiero, una full immersion sulle tematiche del revenue management con l'obiettivo di fornire agli operatori del settore una serie di strumenti per poter operare al meglio con la politica dei prezzi. Promozione di turismo territoriale, in una parola composta, in inglese, marketing. Obiettivo finale, una strada nuova di crescita economica e benessere sociale dei territori come la Barbagia e le Baronie, dal grande potenziale ma afflitti dallo spopolamento e da criticità infrastrutturali. Altro tema a noi purtroppo caro. Intanto la squadra di esperti su questi temi vede, oltre a Franco Grasso e Revenue Team, Daniela Castigliola, Senior Revenue Manager con esperienza decennale consulente alberghiera, ancora Edoardo Furi, Revenue Manager da 11 anni, specializzato nello studio degli indici di performance, e tanti altri ancora, a disegnare un format decisivo e strutturale per e con una strategia comune, ottimizzare la bellezza dell'isola e della filiera a lei collegata, come questo progetto che vede protagonisti da tanti attori, oltre il Gal Barbagia, quello Nuorese e Baronia, Comunità Montana del Morese, Gennargettu, Supramonte e Barbagia, Camera di Commercio, Provincia e Consorzio Universitario di Nuoro, oltre alla linea A del progetto Sardegna, un'isola sostenibile. I parchi e le aree marine protette garantiscono la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente, terra e mare e della sua biodiversità. La loro tutela infatti favorisce e promuove anche il turismo sostenibile, oltre a valorizzare i luoghi di interesse nazionale e regionale. Ma spesso normative datate non aiutano nello sviluppo delle aree che invece necessitano di più cura per la loro preservazione. Da qui l'aggiornamento del protocollo siglato nel 2018 che assicura più attenzione al paesaggio e al contesto naturale. Ad Alghero abbiamo sottoscritto il nuovo protocollo tra i parchi e le aree marine protette della regione Sardegna. Un momento importante perché da un dibattito tra tutti i direttori e i commissari e i presidenti abbiamo ritenuto di doverlo aggiornare per dare sempre più forza alla rete dei parchi. Abbiamo inserito una segreteria tecnica che ci aiuterà a elaborare proposte anche da proporre in Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni, in particolare in relazione ai finanziamenti che devono arrivare a queste strutture. È necessario infatti che lo Stato riveda anche il sistema di finanziamento che oggi riguarda solo i parchi nazionali e in parte le aree marine protette, peraltro con un grave divario tra le due strutture, e che quindi inizia anche un'attività di finanziamento in favore di quelli che sono i parchi regionali. Queste porzioni di territorio, parchi e aree marine che si caratterizzano per la biodiversità che custodiscono, esprimono fortemente anche l'identità dei territori, allora è necessario avviare buone pratiche che possano contare sulla massima diffusione, riuscendo ad impostare un rapporto armonico tra ambiente e presenza umana.
L'obiettivo però è anche quello di equilibrare, insomma, il carico antropico con un turismo sostenibile. Certo, queste strutture naturalmente richiamano un certo tipo di turismo. Il lavoro che fanno oggi i parchi nel loro territorio è proprio quello di tutelare la biodiversità presente, ma anche di calibrare le presenze turistiche. Naturalmente l'attività dei parchi ci consente anche di allungare quella che può essere la stagione turistica della Sardegna, perché richiama un certo flusso, soprattutto nella fase primaverile e nella fase autunnale. Come educare la popolazione e la cittadinanza rispetto alla salvaguardia di questo importante patrimonio? Ma io penso che la maggior parte di noi oggi sia abbastanza abituato a stare nell'ambiente. L'uomo è una figura centrale di quello che è l'ecosistema. Cerchiamo di visitarlo, di conoscerlo e di naturalmente valorizzarlo. Tutto questo ovviamente nel rispetto e soprattutto consentendo che quella biodiversità che oggi è presente in certi luoghi della Sardegna possa essere presente anche in futuro e anzi possa essere incrementata. Anche il matrimonio Ostell'Argino starà nell'elenco delle rievocazioni storiche predisposto dal Ministero della Cultura. Sagoia antica, festa che a Ostell'Argio si tiene agli inizi di settembre di ogni anno, è molto sentita dalla popolazione locale e nel tempo è divenuto un appuntamento sempre più complesso e articolato, anche se al centro ci sono sempre loro, i due sposi che hanno scelto di dichiararsi eterno amore secondo rituali antichi ed in abiti tradizionali. Tutto intorno al fatidico sì, il paese, lo proloco, gli organizzazioni volontaristiche hanno aggiunto sempre più particolari, attingendo ai ricordi e alla memoria collettiva. Così c'è la processione dei due sposi che attraversano il paese, i carri addobbati pomposamente, così come i buoi che li trascinano, le donne con i grandi cesti carichi di dolci, i gattò monumentali, antica tradizione del Sud Sardegna, poi ci sono fiori, i musicisti, gli artigiani e tanto, tanto pubblico. La festa di Ostell'Argio è diventato un appuntamento fisso per chi ama le tradizioni, il folk, e si è imposta con forza tra gli eventi che la Sardegna propone per l'estate. Mancava solo il riconoscimento ministeriale. È un risultato che premia soprattutto il lavoro che c'è alla base e tutto quello che viene fatto dalla Proloco e dagli altri componenti per la realizzazione di questo grande evento. Essere inseriti nell'elenco delle rievocazioni storiche è un grande riconoscimento per tutto questo lavoro. Ho avuto modo anche di parlare con l'assessore regionale Andrea Biancareddu, che si congratula con noi e con la Proloco per l'ottimo risultato, anche perché questo significa portare le nostre tradizioni e i nostri valori culturali anche al di là del Tirreno. Il matrimonio Ostell'Argino è l'unico evento presente nell'area vasta ed è l'unico evento presente in Sardegna organizzato da una Proloco. Un riconoscimento che però non è così facile da ottenere. Occorre dimostrare che si sta ripetendo un rituale antico di cui si mantengono i tratti principali e la Proloco locale ha lavorato non poco per portare tutta la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento. Intanto la Proloco lavora da tanti anni su questa manifestazione, l'ha perfezionata. Noi abbiamo presentato tutta quella documentazione che rispecchia appunto l'antico sposalizio Ostell'Argino, dai rituali cerimoniali e quant'altro ruote attorno a questa manifestazione. E quindi dopo aver relazionato il tutto di quello che si è fatto in tutti questi anni, abbiamo avuto la piacevole sorpresa di essere inseriti in quelle manifestazioni di interesse nazionale appunto da parte del Ministero della Cultura. Una festa che coinvolge per la sua organizzazione circa 3.000 persone. Alcune lavorano per mesi all'organizzazione del Sagoia Antica, iniziando dalla scelta degli sposi che hanno fatto domanda e dalla loro preparazione. Poi ci sono i gruppi folk e tutto l'apparato di sicurezza da coordinare. E qui dobbiamo fare delle precisazioni, perché lo sposalizio Ostell'Argino, almeno con i rituali, le tradizioni che riportiamo appunto in questo evento, risalgono al 1700, è stato ripreso nei primissimi anni 60 ed è arrivato ai giorni nostri così come lo conosciamo attualmente. Ecco. Solo di gruppi sono circa 2.000 persone, di addetti alla manifestazione tra servizi di assistenza, robe varie e organizzatori sono altri
700-800 persone che ruotano attorno a questo evento. Sono tante e bisogna programmarle in modo tale che tutto quanto funzioni alla perfezione. Puliamo il nostro pianeta un pezzo per volta. Con questo slogan è stato organizzato il progetto Clean Up, strutturato dall'ACLI, Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, luogo dell'intervento ambientale Calamosca. Una risposta tangibile e concreta, per quanto locale, per un problema globale. L'abbandono dei rifiuti solidi rappresenta infatti una minaccia sempre più pressante per l'integrità del suolo e la salute degli abitanti di tutto il mondo. Siamo qua oggi come a nome delle ACLI provinciali di Cagliari per questo che è un problema globale per l'intero pianeta, soprattutto per una città come Cagliari, per il patrimonio che ha Cagliari. Le ACLI provinciali di Cagliari oggi hanno, insieme ai volontari del servizio civile, hanno voluto dare il loro contributo affinché la costa e affinché la città venga un attimino salvaguardata. Siamo qua oggi, abbiamo trovato già rifiuti anche di ogni genere, da un bambolotto piuttosto che una valigia, come vedete qua, resti di scooter. Speriamo che il nostro contributo possa servire a comunque portare avanti la pulizia dei litorali e la pulizia di Cagliari. Non sarà l'unica tappa oggi, ne faremo anche altre nei prossimi mesi. Speriamo che possano un po' sensibilizzare la popolazione e i cittadini. Specie in una città di mare come Cagliari, all'inciviltà dei locali si somma quella di altri, la cui spazzatura finisce trascinata dalle correnti direttamente sulle nostre coste. La pulizia della zona costiera era inserita tra le attività di formazione sulla cittadinanza attiva dedicata ai ragazzi del Servizio Civile Nazionale. Calamosca un po' perché abbiamo comunque volevamo comunque partire da un punto cardine della città, forse anche perché è uno dei punti più di degrado, come potete vedere alle mie spalle. Allora, i volontari delle ACLI provinciali di Cagliari sono 35, oltre ai volontari oggi ci hanno anche raggiunto semplicissime altri cittadini che hanno voluto partecipare all'iniziativa. Per i volontari è anche un modulo di formazione, il modulo di formazione della cittadinanza attiva, quindi quale meglio del clean up poteva essere per loro il contributo da dare per appunto la città di Cagliari. Ho deciso di aderire a questo progetto perché una tematica che mi sta molto a cuore è quella della sostenibilità e la tutela ambientale. Infatti il mio progetto si intitola Modelli integrati di recupero e sostenibilità e questo è uno dei motivi per cui oggi siamo qui insieme a tutti i miei colleghi volontari. Infatti insieme ad un altro collega ho proprio ideato questa giornata di cittadinanza attiva volta appunto al recupero dei rifiuti in questa vasta area, che è colma appunto di una grande quantità di rifiuti che sicuramente avremo anche la difficoltà nel raccoglierlo nel corso di tutta la mattinata. L'aspetto più bello del progetto è rendersi utile e saper di poter fare qualcosa e comunque sia continuare ad educare i cittadini alla cittadinanza sostenibile. Un plauso per il coraggio e soprattutto per la testimonianza ambientale a tutti coloro che hanno partecipato all'intuizione verde. Ci piace però rimarcare che tutta la zona è sprovvista di cestini per i rifiuti.